Buongiorno a tutte e a tutti. Dicevamo l'altra volta che Foscolo stesso ha analizzato la sua opera dividendola in quattro parti e che in quell'occasione avremmo fatto solo la prima. In realtà poi il video stava venendo un po' troppo lungo, quindi mi sono dovuto fermare prima del tempo. Oggi dunque ci toccano la seconda metà circa della prima parte e poi l'intera seconda parte. La prima parte, nella sua interezza, dovrebbe parlare in generale del valore affettivo delle tombe. Ci siamo lasciati dicendo che solo il malvagio, io l'ho chiamato, se vi ricordate, la persona affettivamente isolata, si disinteressa di questo legame. Ed è importante per Foscolo che appunto il trattamento dopo la morte distingua il buono dal malvagio, la persona meritevole di essere ricordata da quella che l'oblio avvolgerà. Bene, ora, nel seguito della prima parte, questo argomento è presentato con un esempio, quello della tomba di Giuseppe Parini. Poi si passa alla seconda parte, che invece parla del valore politico delle tombe. Anche questa può essere divisa in due punti, in due momenti, una prima ventina di versi che spiegano la questione, in teoria. E la teoria di Foscolo è che le tombe abbiano un valore fondativo delle civiltà e, secondo momento, una serie di esempi di diverse civiltà e di come esse hanno definito il loro rapporto con la morte. Cominciamo subito. Verso 51. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor de guardi pietosi, e il nome a morti contende, e senza tomba giace il tuo sacerdote, Otalia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore, e t'appendea corone, e tu gli ornavi del tuo riso i canti che il lombardo pungean sardana palo, cui solo è dolce il mugito dei buoi che dagli antri abduani e dal Ticino lo fan dozzi beato e di vivande. Allora, abbiamo detto quanto erano importanti il valore affettivo delle tombe. Solo chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, eppure una nuova legge oggi impone i sepolcri fuori dagli sguardi pietosi. E abbiamo visto quanto erano importanti la donna che veniva a piangere sulla tomba, eccetera. Tutto questo è vietato. Attenzione, lui non da subito dice che l'autore di cui parla è Parini. Se uno ha un minimo di cognizione dell'opera lo riconosce, ma insomma il nome arriva un po' più avanti. E però a questo punto è chiaro che non stiamo più parlando solo dell'editto di Saint-Cloud. Parini è entrato e Parini è morto prima che l'editto entrasse in vigore, quindi evidentemente si parla in generale di come funzionano le leggi moderne, diciamo, comprese quelle dell'impero austro-ungarico, perché Parini è morto in una Milano austriaca. Ok? Allora, eppure, questa nuova legge oggi impone i sepolcri fuori dagli sguardi pietosi e contende il nome ai morti. Le leggi, appunto, non soltanto prescrivevano che il cimitero dovesse essere fuori città, ma
prescrivevano anche la forma, la lunghezza delle lapidi. Le lapidi dovevano essere tutte delle stesse dimensioni e c'era anche un rigido controllo sul contenuto. E quindi, come dire, controllando le lapidi, il governo in qualche modo negava ai morti il loro nome, ok? Come se glielo rubasse, contendeva ai morti il possesso del loro nome, ok? E a questo punto non sta più parlando rivolgendosi a Pindemonte, ma per tutta questa prima parte immagina di rivolgersi a Talia. Talia era la musa della poesia comica. Parini, come sapete, è stato un poeta socialmente impegnato, ma Foscolo lo considera principalmente per la sua opera satirica, Il giorno. Okay. Allora, cosa succede nel giorno di Parini? Vi ricordate? Il narratore è un precettore che insegna al giovin signore come deve comportarsi e come deve condurre la sua giornata, solo che le cose che il precettore propone come comportamenti da tenere in alta società, noi lettori le vediamo come ridicole, quindi è un'opera satirica, di satira, di costume, e quindi il poeta vediamo come descrive quest'opera. Anzi, innanzitutto come descrive Parini. Ricordiamoci che Parini è un personaggio importante nella vicenda di Foscolo, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, a un certo punto il protagonista va a Milano e incontra Giuseppe Parini anziano. E questo incontro è uno degli episodi centrali del romanzo. Ok? Appunto, o Talia si rivolge alla musa. Il tuo sacerdote giace senza tomba. Parini, avendo scritto poesia satirica, è, dal punto di vista di Foscolo, un sacerdote di questa musa. Okay. Il tuo sacerdote che cantando a te coltivò un alloro con lungo amore nel suo povero tetto e ti appendeva corone. L'alloro era la pianta sacra alle arti e ai poeti, e quindi la corona d'alloro metaforicamente si riferisce appunto all'opera poetica di Parini, il quale appunto soltanto per amore della poesia l'ha praticata, nel senso che poi ha vissuto poveramente nel suo povero tetto. Vi faccio notare il verbo educare nel suo significato etimologico di coltivare. Attenzione perché poi anche questo torna, lo rincontriamo. E tu, sempre musa, col tuo sorriso ornavi a lui i canti che punzecchiavano il lombardo Sardanapalo. Sardanapalo è il nome di un sovrano assiro, famoso, proverbiale per la sua
ricchezza e per il fatto che viveva nel lusso e quindi è una figura retorica qual è? L'antonomasia, giusto? Il fatto che intendiamo in generale questi ricconi corrotti, ok? Anziché chiamarli con un nome comune, li chiamiamo con un nome proprio. I ricconi lombardi che punzecchiavano il riccone lombardo, sì, buonanotte, punzecchiavano il riccone lombardo al quale è dolce solo il mugito dei buoi che lo fanno beato di ozi e di vivande, cioè gli permettono di non lavorare, dagli antri abduani. Antri probabilmente sono queste grotte che vengono usate come stalle, e dal Ticino. Abduani potrebbe significare, il libro mette due ipotesi, Abdua come antico nome di Lodi o come antico nome, Lodi, città di Lodi o come antico nome dell'Adda. Il senso non cambia, insomma, questi hanno le tenute fuori città dove con i cui proventi si mantengono, vivono di rendita. Ok. Io sono leggermente più propenso a pensare che lui intenda dire l'Adda, Abduani che sono dell'Adda, perché c'è vicino il Ticino, insomma c'è un parallelismo. L'Adda è un fiume, il Ticino è un fiume, insomma solo questo, ma comunque il senso complessivo della frase non cambia. Ok, e quindi Parini giace senza tomba e lui si rivolge ancora il poeta alla musa, chiede: "Oh bella musa, ove sei tu? Dove sei? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ove io siedo e sospiro il mio tetto materno." Dove ci troviamo? Tra le piante. Adesso ci spiega tra che piante siamo. Ok. Ma fra queste piante, dove io siedo e sospiro il mio tetto materno, ed è tipico di Foscolo frequentemente notare la sua dimensione di esule e il sospirare appunto il tetto della patria o anche della casa materna in questo caso, okay? La vecchia madre, come anche legame con la terra, ritorna e anche la terra come madre l'abbiamo già incontrata nella prima parte, no? Il grembo materno. Tra queste piante dove siedo e sospiro il mio tetto materno, non sento spirare l'ambrosia, indizio del tuo nume. L'ambrosia, naturalmente, è la sostanza di cui si nutrono gli dèi, che supponiamo essere un profumata, quindi non sento il profumo dell'ambrosia, che è indizio della presenza del tuo spirito. Ok? Quindi non sei tra queste piante dove mi aspettavo di trovarti. E adesso ce lo spiega, queste piante sono quelle dove, vicino casa di Parini, dove Parini da vecchio andava a scrivere. E tu, Musa, venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio, nell'episodio famoso che vi dicevo del ultime lettere di Jacopo Ortis, appaiono proprio questi alberi, loro si mettono a parlare sotto gli alberi. Sotto quel tiglio che ora con dimesse frondi va fremendo perché non copre, o dea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese e d'ombre. Ok, l'avevamo incontrato verso la fine del video precedente, quando
questo l'albero, l'idea di albero alla cui ombra si trova la tomba, no? L'arborea amica lo chiamava, però anche all'inizio del Carme, all'ombra dei cipressi, e adesso invece c'è questo Tiglio, non solo amico, ma questo Tiglio che addirittura con i suoi rami tristi freme, chiaramente perché freme l'albero, c'è un po' di venticello, ma metaforicamente per lui il Tiglio trema di sdegno, è sdegnato perché non gli è permesso di fare ombra all'urna di Parini, del vecchio, al quale era già stato generoso, l'albero era già stato generoso offrendo al vecchio calma e ombre, ok? Era già stato generoso di calma e di ombre e adesso sperava di avere l'albero, sperava di avere sotto di sé l'urna di Parini, morto. E invece Parini dov'è? In un cimitero fuori città, anonimo, mischiato ai resti di altri personaggi meno degni, ok? E quindi la musa non è lì presente, sotto gli alberi in cui Foscolo la sta cercando. Dove sei? Forse sei a cercare la tomba di Parini. Forse tu, fra plebei tumuli, guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini. Questo è il primo momento in cui appare il cognome di Parini. Finora, appunto, abbiamo capito chi era, intuito chi era, ma non l'aveva mai nominato. E forse tu, vagolando, andando in giro, cerchi fra queste tombe plebee dove riposa, stai cercando tra queste tombe plebee, stai cercando dove riposa il capo, la testa sacra del tuo Parini. E a lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantori e allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguina il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Ok? A lui la città, la facciamo di là, la città la sciva allettatrice di evirati cantori non pose tra le sue mura ombre, non pietra, non parola. Allora lui, la città, la sciva allettatrice di cantori e virati, ok? La città corrotta che coccola, che accoglie favorevolmente questi cantanti e virati. E virati, insomma, lo diciamo ancora oggi, ok? Questi cantanti senza palle, cioè senza nerbo, però letteralmente era vero, nel senso che era tipico del XVIII secolo il fatto di castrare i bambini per ottenere le voci bianche da far cantare all'opera. Potreste aver visto il film Farinelli Voce Regina, un film di una ventina d'anni fa, forse un po' di più. E
E Parini, che era appunto un poeta di grande impegno sociale, è stato molto polemico nei confronti di questa società che appunto praticamente per esibirli, per farli cantare, castrava i bambini, no? Okay. E questa città che ha fatto il contrario di quello che Parini diceva, e per cui Parini è sempre vissuto povero e dignitoso, questa città tra le proprie mura non ha messo né ombre, nel senso richiesto dal Tiglio, né una lapide, né una parola in ricordo a Parini. Quindi Parini è appunto fra i plebei tumuli, in queste tombe, in questo cimitero anonimo, e forse c'è qualche ladro che gli insanguina ossa con la testa mozzata, il ladro che lasciò sul patibolo i delitti, no? Qualche condannato a morte, la cui testa mozzata, sanguina, sporcando le ossa di Parini. Notate che stiamo entrando in un'atmosfera sempre più oscura, sempre più cimiteriale, e c'era tutta quella poesia cimiteriale, inglese, tedesca, che naturalmente Foscolo aveva letto e assimilato. Nelle sue note Foscolo fa anche riferimenti a Thomas Gray, ma c'è anche proprio un gusto del tono acceso, esasperato, che ricorda un po' la poesia ossianica, no? Quella poesia di quell'autore James Macpherson, che aveva fatto finta di aver trovato un antico poeta, in realtà li aveva scritti lui quei poemi. E quindi ci addentriamo in questa atmosfera sempre più macabra. Senti, soggetto sempre tu, Musa, no? Forse sei a cercare Parini in questo cimitero di campagna, no? E quindi tu, Musa, senti raspar fra le macerie e i bronchi la derelitta cagna, ramingando sulle fosse e famelica ululando. E uscir dal teschio ove fuggia la luna lupupa, e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna, e l'immonda accusar col luttuoso singulto i rai di che son pie le stelle alle obliate sepolture. Allora, forse tu senti. Facciamola parafrasi, che ci sbrighiamo prima. Forse tu senti fra le macerie e i bronchi sono dei cespugli spinosi, dei cespugli irti. Senti qualche derelitta cagna raspare ramingando sulle fosse? Raspare ramingando sulle fosse e ululando famelica. Ok, ramingando sarebbe andando in giro per le fosse e ululando famelica. E sempre dipende da senti tre cose. La derelitta cagna che raspa fra le macerie e i bronchi. E lupupa. Uscire dal teschio dove fuggiva la luna e svolazzare per le croci sparse per la funerea campagna. E lupupa non è davvero un uccello notturno, ma insomma, veniva considerato un uccello, erroneamente un uccello notturno, però teniamo anche conto del
del suono della parola upupa, che appunto c'è, se volete, un po' di fonosimbolismo. Già la sola parola richiama questo luttuoso singulto. E comunque il senso della frase è appunto: senti l'upupa uscire dal teschio nel quale fuggiva la luna, come se l'uccello notturno rifuggisse la luce, e la senti appunto svolazzare per le croci sparse per la funerea campagna. E l'immonda, che è sempre questa upupa, accusare col luttuoso singulto i raggi dei quali le stelle sono pie alle obbligate sepolture. Non si capisce niente, lo spieghiamo. E l'upupa accusa i raggi delle stelle. È come se il verso di questo animale notturno rimproverasse i raggi delle stelle, perché le stelle sono pietose e queste sepolture destinate all'oblio e quindi alle tenebre, loro le illuminano se non altro con questo po' di raggio. E l'upupa rimprovera le stelle che sono pietose verso le obbligate sepolture, verso queste sepolture da dimenticare. Sono pietose verso di loro, mostrandolo con i loro raggi, i raggi con i quali sono pietose le stelle. Okay. E quindi forse la musa è lì. Stiamo ancora parlando con lei. Indarno sul tuo poeta, o dea, preghi rugiade dalla squallida notte. Questo si capisce, ok? Come analisi logica. Metaforicamente si capisce, le rugiade sono come le lacrime della dea, ok? La rugiada di questo cimitero notturno, dice, stai versando lacrime invano. È come se le lacrime fossero le preghiere della dea, quindi stai pregando le tue lacrime invano sul tuo poeta. Perché invano? Perché hai, ahimè, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane lodi onorato ed amoroso pianto. Okay. Non sorge fiore sui morti se non è onorato dal pianto amoroso delle lodi, scusatemi, dal pianto amoroso e dalle lodi umane, ma intende dire dal pianto amoroso degli esseri umani, cioè il pianto della dea non vale per irrigare i fiori, perché sulle tombe crescano i fiori, ci vuole la donna innamorata o il passeggero solingo, insomma ci vogliono gli esseri umani che vanno a piangere sulle tombe. E nel cimitero fuori mano, abbandonato, gli esseri umani non ci vanno. Così finisce la prima parte. Seconda parte. Notate che lui dice che qui sta iniziando una seconda parte, ma lui, il nostro libro no, ma la punteggiatura originale è questa. Lui mette i due punti. Seconda parte, come dicevamo, adesso ci mettiamo a parlare del valore politico delle tombe. Per la verità, in un certo senso ne abbiamo già parlato, nel senso che in qualche modo la società sceglie a chi tributare onori e in questo modo definisce i propri valori. E Foscolo dice: è sempre stato così. Le tombe sono sempre state importanti, sono sempre state il luogo
nel quale la civiltà definiva i propri valori, fin da quando la civiltà stessa è nata. E dice: dal dì che nozze e tribunali ed are diera alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, toglieano i vivi all'etere maligno ed alle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterne a sensi altri destina. Okay. La nascita della civiltà è definita da queste tre istituzioni: nozze, tribunali ed are. Vi faccio notare che in questi giorni sono tre cose vietate: vietate i matrimoni, vietati i funerali, vietate le adunanze religiose. E questo veramente mette in discussione i rapporti sociali, i legami della società. Chiusa parentesi. Dal giorno in cui queste tre istituzioni hanno dato, dier sarebbe diedero, alle belve umane la pietà, cioè la capacità di essere pietose di se stesse e degli altri. Notiamo questa concezione c'era questo filosofo Rousseau, filosofo illuminista, che parlava dello stato di natura come uno stato in cui l'uomo è in assenza di proprietà privata, l'uomo è dedito al rapporto positivo con la natura. Qui no, qui siamo vicini alle idee di autori come Thomas Hobbes, e gli uomini sono feroci, gli uomini come dire, nemici gli uni degli altri, okay? E ci vuole la civiltà perché gli uomini imparino contemporaneamente la pietà verso se stessi e verso gli altri, cioè imparino che l'altro è come me stesso. E fin da quando queste istituzioni hanno insegnato agli uomini questa pietà, fin da allora toglieano i vivi all'etere maligno e alle fere, ok? I vivi toglievano, sottraevano all'aria cattiva e agli animali selvatici i cadaveri degli altri. Cioè, fin da quando esiste la civiltà, gli uomini hanno imparato a prendersi cura dei morti. I cadaveri vengono definiti i miserandi avanzi, i poveri avanzi che la natura ha destinato eternamente, con eterni movimenti, ad altri sensi, cioè ad essere trasfigurati. Lo notavamo l'altra volta, questo tema del fluire di tutte le cose, che sfocia spesso appunto nell'idea della corruzione dei nostri corpi. Okay. E fin da quando la civiltà è nata, l'uomo ha imparato a sottrarre per quanto possibile a questo ciclo gli avanzi dei suoi simili, i corpi dei suoi simili. E questo fonda la civiltà, guardate. Testimonianza a fasti erano le tombe ed are a figli. E uscivan quindi i responsi dei domestici lari e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion, che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Le tombe erano testimonianza delle glorie, dei fasti,
ed erano altari per i figli. E quindi con valore di avverbio di luogo, e da qui uscivano i responsi dei domestici lari. Ve l'avevo detto, era tipico della religione degli antichi romani il presentare, officiare riti chiedendo consigli alle divinità della famiglia. In quel caso stavamo nominandogli dei mani, questa volta sono i lari, sono leggermente diversi. I mani sono legati strettamente alla parentela, i lari sono invece più strettamente legati alla casa. E poi ci sono anche i penati, che invece sono gli antenati legati alla città. E fu temuto il giuramento sulle polveri degli avi. Okay. Te lo giuro su mia madre, okay. Te lo giuro su mio nonno. Era rispettato un giuramento del genere. Religion intende dire un legame religioso, ok? Cioè sacralità delle tombe, questa sacerdotà delle tombe è un legame religioso che con diversi riti hanno attraversato tutta la storia, che è un legame religioso che con diversi riti è. Il soggetto sono le virtù patrie e la pietà insieme, congiunta. Okay. Le glorie dei padri e appunto la pietà verso i defunti assieme. Questi due soggetti hanno tramandato questa religione, questo legame religioso per lungo ordine d'anni, okay, per lunghi secoli, per tutta la storia. E come vi dicevo, in questo secondo momento entriamo nel secondo momento della seconda parte, quello in cui ci spiega con una serie di esempi. Gli esempi che lui fa sono quattro. Primo esempio, come la civiltà si è definita nel suo rapporto con la morte nel Medioevo cristiano. Come si è definita nel suo rapporto con la morte nel Medioevo cristiano? Lui ha sempre questa formazione un po' illuminista, quindi il Medioevo visto in maniera negativa, epoca di oscurantismo, epoca di paura. Il seppellimento dei corpi nelle chiese era un problema sia igienico, quindi l'editto di Saint-Cloud aveva una sua ragion d'essere, aggiungiamo noi, lui non lo dice, sia psicologico, quello di una società ossessionata dalla morte. Il Medioevo che lui ha in mente è il Medioevo gotico, con queste rappresentazioni di danze macabre, di trionfi della morte, che qui vicino ne abbiamo qualche esempio, c'è cioè quello di Clusone, ve l'avevo fatto vedere l'anno scorso. Ok? E lui dice appunto, non è scontato che il rapporto con la morte debba essere questo. Non è sempre stato così. Non sempre. I sassi sepolcrali ai templi fean pavimento. Si capisce, non sempre le lapidi facevano da pavimento agli edifici sacri, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò, né il lezzo dei cadaveri
avvolto gli incensi, contaminò i supplicanti. Non sempre è successa questa cosa mefitica. Né le città fur meste d'effigiati scheletri. Appunto, queste immagini della morte che attraversano le nostre città. Cosa succedeva a quell'epoca? Le madri balzano nei sogni esterrefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del loro caro lattante, onde nol desti il gemer lungo di persona morta chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Ok? Le madri si svegliano di notte nel sonno esterrefatte, quindi spaventate, e tendono le braccia sulla testa del loro caro bambino neonato, affinché non lo sveglino i gemiti, i lunghi gemiti dei fantasmi di una persona morta che chiede la venal prece agli eredi dal santuario, che dal santuario chiede questa costosa preghiera agli eredi. L'idea è appunto. Ricordiamoci Dante, l'incontro con Manfredi di Svevia, per esempio, ma in generale tutto il purgatorio. Le anime che devono espiare i loro peccati, vedono il loro tempo di espiazione accorciarsi grazie alle preghiere dei sopravvissuti. Pertanto tutti chiedono ai vivi di pregare per loro. Okay. Ma i riti in chiesa si pagano, quindi è venale questa preghiera, è costosa. Okay. Tra parentesi, due osservazioni. Prima, in altre occasioni erano i congiunti o gli amici, tra poco vediamo di nuovo gli amici. Come quelli sopravvissuti, adesso i sopravvissuti sono chiamati gli eredi, quindi con una definizione specificamente economica. Secondo, sempre nelle ultime lettere di Jacopo Ortis c'era questo brano, se vi ricordate, in cui si analizzano le classi sociali in Italia e in particolare si dice. In Italia non abbiamo sacerdoti, abbiamo i preti. I preti sono quelli per cui la religione è bottega, lui diceva, cioè le pratiche del culto si pagano e il commercio di queste pratiche è più importante della spiritualità. E queste, dal suo punto di vista perlomeno, queste città che seppelliscono i morti in chiesa e che hanno questa presenza visiva della morte, sono ossessionate, sono spaventate, sono attraversate dai fantasmi. Ok, però appunto non sempre è successo questo, ma in altre epoche è andata diversamente, come andava in epoca classica. Ma cipressi e cedri, di puri effluvi, zefiri impregnando, perenne verde protendean sull'urne per memoria perenne, e preziosi vasi accoglian le lacrime votive. Ok. I cipressi e i cedri, scusatemi, sta parlando dell'epoca classica, dove i cimiteri erano collocati in giardini verdeggianti con questi alberi. Il cedro naturalmente è un albero particolarmente profumato, il cipresso si caratterizza per essere sempreverde e quindi impregnando i venti, zefiri sono i venti, quindi in generale impregnando l'aria con i loro puri effluvi, con i loro profumi, protendevano il verde perenne
sulle urne per memoria perenne. E preziosi vasi accoglievano le lacrime votive. Lo osservavamo poco fa con questa storia della rugiada e del fatto che per far nascere il fiore ci vogliono le lacrime umane. Attenzione a questo tema del liquido e del liquido purificatore, tra l'altro ritorna fra qualche verso. Ed è un tema ricorrente in Foscolo, l'abbiamo incontrato altre volte, in altre opere. Rapiano gli amici una favilla al sole a illuminarla sotterranea notte, perché gli occhi dell'uomo cercano morendo il sole e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Gli amici rapivano una scintilla al sole per illuminare la notte sotterranea, nel senso che in questi giardini poi le sepolture erano anch'esse sotterranee e dentro queste tombe c'erano queste lampade e metaforicamente l'idea del poeta è che gli amici sottraggano al sole una scintilla, quindi rubino un pezzettino di sole per portarlo all'amico estinto perché tutti noi esseri umani amiamo la luce e gli occhi dell'uomo, perché gli occhi dell'uomo morendo cercano la luce, cercano il sole e tutti noi, scusatemi, e tutti i petti mandano alla fuggente luce l'ultimo sospiro. Le fontane, versando acque lustrali, amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea a libar latte o a raccontar sue pene ai cari estinti, una fragranza intorno sentia, qual d'aura dei beati Elisi. Okay. Le fontane, versando queste acque purificatrici, avevamo detto che c'era questo tema, e le acque sono purificatrici sia spiritualmente che dal punto di vista igienico. E in più queste acque di queste fonti educavano questi fiori colorati sulla zolle funebre. Vi faccio notare appunto educare, l'avevamo incontrato poco fa, vi avevo detto che sarebbe ritornato, educare nel significato di far crescere, di coltivare, però qui è proprio umanizzata sia la fontana che i fiori, perché vi ricordate in quel momento era Parini il soggetto. Parini era davvero un educatore, aveva fatto il precettore nelle famiglie nobili e poi aveva lavorato nella scuola pubblica. E invece qui sono le acque che educano i fiori. Okay. Chi sedeva a libare latte e a raccontare le sue pene ai cari estinti? Questa era una cosa tipica dell'antica religione greca e romana, il fatto di bere latte e di versare latte sulla tomba, il latte si offriva in sacrificio. E anche raccontare sue pene, no, questo non è tipico dell'antica religione romana, anzi, io credo che Foscolo ce ne abbia dato una rappresentazione bellissima nel sonetto. Il morto del fratello Giovanni, no? Con questa anziana madre che va sulla tomba del figlio morto a raccontare le preoccupazioni che gli dà quell'altro figlio ancora vivo. Esule politico, pieno di debiti,
chi appunto veniva a trovare il defunto e veniva a fare questi due riti o questi due comportamenti, sentiva intorno un profumo che somiglia all'aria dei Beati Elisi. I Beati Elisi sono anch'essi parte dell'oltretomba dell'antica religione pagana. Pietosa insania che fa cari gli orti dei suburbani avelli alle britanne vergini, dove le conduce amore della perduta madre, ove clementi pregaro i geni del ritorno al prode, che tronca fe la trionfata nave del Maggior Pino e si scavò la bara. Questo è uno dei casi in cui il cambio di argomento non è segnalato in alcun modo. Ok, pietosa insania, lo capiamo, è una pietosa follia questa che ti porta a versare il latte all'amico morto e a raccontare le tue preoccupazioni sulla sua tomba. È una follia. Sottointeso però è la stessa follia che riscontriamo in un altro contesto, perché a questo punto cambiamo completamente contesto. È la stessa pietosa follia che rende gli orti dei suburbani Avelli, questi cimiteri, questi campi di tombe suburbane, periferiche, che li rende, li fa cari alle vergini britanne. Britanne non necessariamente degli antichi britanni, intende dire inglesi, semplicemente ci siamo spostati in Inghilterra. E che stiamo parlando di epoca contemporanea lo capiamo in questa stessa frase, più avanti nella stessa frase. Adesso ci dice perché le vergini britanne vanno in questi cimiteri dove le conduce l'amore della perduta madre e dove i geni hanno pregato clementi, no, scusatemi, e dove esse stesse hanno pregato i geni, hanno clementi pregato i geni del ritorno del prode che sarebbe Horace Nelson. Che aveva troncato l'albero maestro alla nave che aveva sconfitto, aveva troncato il Maggior Pino, aveva fatto la trionfata nave tronca del Maggior Pino e questo legno dell'albero maestro ci si era scavato la bara. Ma stesso discorso di qua sopra. Torna il contrasto. Ancora una volta entriamo in un contesto ancora diverso. E questo lui non lo dice, ma noi capiamo che parla degli stati italiani. Degli antichi stati, cioè antichi, per lui sono contemporanei stati italiani, che non si ribellano. Ma ove dorme il furor d'Inclite gesta, e sia i ministri al vivere civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco sorgon cippi e marmorei monumenti. Ok. Nelson aveva dietro quel tipo di civiltà dove queste donne pregavano i geni della nazione, i geni della patria. Ma dove l'ansia di compiere gesta eroica dorme, cioè dove di gesta eroiche non se ne fanno, e dove la ricchezza e il tremore, la ricchezza e la paura, che
governano la vita civile, cioè in Italia, i cippi e i marmori e i monumenti sorgono come un fasto inutile e come malaugurate immagini dell'oltretomba. Ora ce lo dice di preciso che sta parlando dell'Italia. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, gli intellettuali, i ricchi e i nobili. Però il patrizio vulgo è un ossimoro pesantissimo. Queste classi qui, questi gruppi sociali qui, che dovrebbero essere decoro e mente al bello Italo Regno, ha sepoltura già vivo nelle adulate regge. E i stemmi unica laude. Questi personaggi che non praticano l'eroismo che dovrebbero, le virtù che dovrebbero, sono come dei morti viventi, sono sepolti vivi in questi palazzi reali che loro stanno nel frattempo adulando, in questi palazzi reali dove praticano questa poesia encomiastica, e hanno come unica lode funebre, come unica orazione funebre, gli stemmi. Piccola osservazione, non so se ve ne siete accorti, ma abbiamo visto e fatto un chiasmo. Cos'è un chiasmo? Un chiasmo è qualsiasi cosa che possa avere una struttura del tipo A, B, B, A. Chiasmo, come ricorderete, deriva dalla lettera greca chi, che ha la forma di una X, okay? E questa io potrei descriverla con questa forma, la vedete la X, giusto? Okay. E che cosa abbiamo visto? Naturalmente struttura di ogni tipo, che sia sintassi, morfologia, rime, naturalmente, qualsiasi tipo di è soltanto la figura, diciamo, è soltanto la forma che possiamo riempire con qualsiasi cosa. Qui parliamo di semantica, parliamo di immagini che sta ragionando. Dove la vediamo questa dove la vediamo questa struttura? Abbiamo appena affrontato quattro esempi, ok? Il primo era il culto dei morti in epoca cristiana, il culto dei morti in epoca pagana, stiamo parlando del passato, poi ci spostiamo al presente, culto dei morti pagano in Inghilterra, pregano i geni, cioè appunto le divinità protettrici della patria, e culto dei morti cristiano in Italia, dove le classi dirigenti sono appunto dei morti viventi. Torniamo al testo. A noi morte apparecchi riposato albergo, ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e di liberal carme l'esempio. A noi, ma intende dire a me, si augura adesso di che cosa succederà a lui dopo la propria morte. Okay. Lui spera che la morte prepari un posto
dove riposare, uno spazio dove riposare, nel quale una volta, noi diremmo una buona volta oggi, cioè nel quale finalmente la fortuna smetta di accanirsi contro di me, la fortuna cessi dalle vendette, cioè la morte come pacificazione, anche questo l'abbiamo già incontrato nel sonetto I morti del fratello Giovanni, e anch'io cerco nel tuo porto quiete, che se vogliamo abbiamo notato a suo tempo è tutto un tema tradizionale, Petrarca e tutte queste cose qui, però insomma la morte come momento di riposo finale dai colpi della fortuna, no? E dove l'amicizia, ma intende dire ovviamente gli amici, metonimia, nomino l'astratto per dire la persona concreta, okay? Dove gli amici raccolgano non un'eredità di tesori, ma caldi sensi, caldi sentimenti, cioè sentimenti affettuosi, è l'esempio di un canto da uomo libero. Con questo ci fermiamo. Anche per oggi vi do appuntamento la prossima volta. Come al solito, se ci sono domande, mettetele sotto. Grazie.